Oggi è il 30 dicembre 2014 e stiamo partendo per Castrovalva. Chissà come andrà a finire, speriamo bene, sarà un'avventura sicuramente, perché al casello autostradale di Monteporzio ci dicono che sulla Roma Pescara sta nevicando fortissimo e ci possono essere anche dei blocchi. Adesso stiamo chiamando nonno Carlo, vediamo un po' se ci risponde, perché non ci sono Daniela, Fabrizio, vediamo un po'. Non risponde nonno Carlo. Evidentemente nonno Carlo è stato già bloccato dalla neve. Siamo proprio al centro dell'Italia, al centro degli Appennini. Nella Valle del Salto, a 7 km dalla Valle del Salto. Speriamo, riusciamo ad arrivare a Castrovalva senza montare le catene, altrimenti Paolo dovrà scendere e aiutarmi. Nevica a tiravento. Abbiamo preso il buio anzi. Meno 8 gradi. Ce la faremo a non montare le catene? No, dobbiamo uscire qua noi. Speriamo. Pronto? Papà? Devi uscire a capullo. Lo so, sono già uscito, sto dietro a voi. Ma l'ha messo le catene? No, ancora no. Oh, arrivo lì. Ciao. Ci vediamo al casello, ciao. Ciao. Pronto? Ma le catene le montate voi? Eh? Le catene voi le montate o no? No, abbiamo i pneumatici. Eh? Abbiamo i pneumatici. I vernali. Ah. Ma ora sarà natura. Sì. Ci dirigiamo verso il paese. La strada diventa ancora più difficoltosa. È andato mio padre. Nonostante le catene da neve siamo stati sfigati, si sono rotte anche le catene nuove appena comprate. Chiamata personale. E ora siamo bloccati qui. Free message. Cerchiamo di chiamare qualcuno. Be charged to your personal account. Siamo trascinati, perché ci siamo trainati. Alla fine non ce la facciamo. È stata l'unica via di salvezza per questa esperienza. Sfigati come siamo. Siamo fortunatissimi. Ah, ma pure io sfigato. Ma cosa? Stare attenti anche da qua. Dobbiamo capire come si accendono gli scaldamenti, ma guardate che nevicata oggi. Solo per arrivare qui a piedi un macello. Sì, guardate, guarda il mio computer. Come siamo ridotti, guardate. Ma guarda il mio computer. Oh, tu non hai neanche un po' di neve addosso. Ma come hai fatto? Ho risapparato col computer. Guardate le valigie. Siamo riusciti a fare da mangiare. Anche se i termosifoni non funzionano. Ecco il gruppo 7, temperatura all'interno. 0,4 temperatura all'interno. Non tocca andare alla video mavi. E non vedete poi. Questo chi è? Come sono bravi questi bambini. Vi state divertendo? A che giocate? Uno. Tocca a te? No, tocca a Elena.
così il giro? No. Ah, è vero che hai ricordato, tocca a te, Anna. Lei ha vinto. Ecco, questa è la mia macchina e dovevo entrare qui. Mi dite voi come faccio io a aprire lo sportello e entrare? Guardate, ecco. Così siamo isolati, non passa nessuno. Che fate? Stiamo giocando. A che cosa? A briscola. E Anna non sa giocare. No, giochiamo a pizzetto. E voi sapete giocare a briscola? Io sì. Tu c'hai fatto anche questo. Non prendi questo. Guarda questa. Ciao Flavio! Così! È buonissima! Mangia la neve! Guarda! Oh, almeno non c'entra la neve niente, vero? Le neve passaggio! Piano, ce l'ho riccati l'altra volta! Guarda che qua ci sono i gradini, vedi? Allora vedi, se qualcuno ha sete, la portarella c'è. Dai che va Roberto, dì. Vieni, toglietevi, dai, vieni. Aspetta che non ho detto cosa. Che? Dai, no! Eccolo là. Va. Io sono Elena. Cazzelletti e fagioli. Guardate un piatto tipico della Bruna. 31. Il padrone di casa. Intanto che cos'è? Auguri Cristian! Vai, prendete qua.
cerchialoi accesi, prendete questi.